Benvenuti cari amici internauti che vi collegate in questo momento con il nostro sito. Siamo sempre noi di Streaming World TV che appunto, come vi abbiamo annunciato, questa sera parleremo un po' di questo triste anniversario, l'anniversario del 6 aprile. Noi ne parliamo qualche giorno prima, il terremoto che ha distrutto la nostra città causando 309 vittime. Ci saranno diversi interventi nel corso della trasmissione, manderemo anche dei video per ricordare quei momenti, ma vogliamo iniziare da chi in quei giorni si occupava di comunicazione nella protezione civile della regione Abruzzo e che ha vissuto praticamente molto intensamente quei primi attimi, con il dottor Carlo Gizzi, che vediamo già collegato con noi. Ecco, Carlo, io ti chiamo per nome, ci conosciamo da tanti certo, anni. Ci conosciamo da una vita. Inutile fingere. Ecco, certo, certamente. Senti, intanto... dimmi. Vi do la buonasera dal Parco del Castello, dove vedete alle mie spalle c'è la realizzazione di Renzo Piano, dono della regione Alto Adige, Trentino Alto Adige, che poi è stata adibita a auditorium. È un'opera d'arte, una vera opera d'arte. Vedete, ecco, lo dico non per te Gianfranco, ma per gli amici nel mondo, è realizzata in legni pregiati, che sono gli stessi legni che si usano per la fabbricazione dei violini, ed è veramente un vanto per la nostra città. Speriamo che gli aquilani lo capiscano, anche se non credo che tutti abbiano la contezza di questo dono che ci ha fatto il Trentino Alto Adige. E questo qui, l'auditorium Renzo Piano, che poi si chiama Auditorium del Parco, è sicuramente uno dei simboli della ricostruzione post-sisma. Infatti una delle prime strutture adibite a spettacoli, a luoghi dove la gente può incontrarsi, a differenza di oggi, dove può socializzare, è stata proprio questa bella opera alle mie spalle. A te Gianfranco, dimmi pure. Carlo, una location stupenda, non potevi scegliere di meglio, ma d'altronde tu sei un esperto di televisione, non ti dobbiamo insegnare nulla, insomma, fai televisione da tanti anni e ci conosciamo da tanti anni. Senti, Carlo, per questo ci conosciamo, però è la televisione che ci ha fatto incontrare, ricordi? È la televisione. Agli albori. Siamo stati pionieri. Senti Carlo, visto che tu sei stato responsabile della comunicazione della protezione civile della regione Abruzzo, volevo chiederti di raccontarci un po' quali sono state le tue sensazioni nei primi momenti, quando vi siete resi conto della grande tragedia che aveva colpito la nostra città? Beh, io ero a casa, dormivo con i miei figli e venni svegliato dalla scossa delle 3:32. Io vivevo proprio in una casetta sulla faglia di Pettino. Quindi il terremoto l'abbiamo sentito tutto, nella sua violenza. Siamo stati svegliati, quasi buttati giù dal letto, messi in sicurezza i figli, accertatomi che tutto il resto della famiglia stava bene. La prima cosa che feci, ho chiamato l'allora presidente della regione, Gianni Chiodi, buttandolo giù dal letto. Mi rispose che lui abitava a Teramo, ma a Teramo la scossa è arrivata molto attutita. E mi chiese per quale ragione lo svegliassi a quell'ora. Gli disse: guarda, qua ha fatto un terremoto di potenza inaudita e io ancora non mi rendo conto di quello che è successo, ma sento le sirene. Vedevo anche in lontananza dalla mia casetta di Pettino, vedevo i bagliori di alcuni contatori del gas che avevano preso fuoco in città. Poi subito dopo le 3:32 si sollevava quasi una nube rossastra, che poi mi hanno spiegato essere il radon, insomma qualcosa che si librava, si alzava dalle,
profondità, dalle viscere della terra, ed ho un ricordo veramente terrificante di quella nottata. Dopodiché, avvisato il presidente della regione, lui mi disse: chiama subito Giorgio De Matteis. Giorgio De Matteis allora era l'assessore alla protezione civile della regione Abruzzo, ma naturalmente Giorgio stava facendo lo stesso per chiamare me. Nel giro di qualche minuto riunimmo tutta la famiglia in uno spiazzale sotto casa mia, affidai i figli che ancora erano piccolini a quel tempo, almeno quello più piccolo aveva solo 10 anni, a mio fratello, e praticamente mi raggiunse Giorgio De Matteis con la macchina della protezione civile, e da lì cominciammo a girare notte e giorno per 3 notti e 3 giorni ininterrottamente, senza far ritorno a casa. Ecco Carlo, la drammaticità di quei giorni sicuramente hanno lasciato delle tracce. Ecco, che cosa hanno lasciato in te a distanza di 12 anni? Beh, hanno lasciato tanto smarrimento, hanno lasciato le ferite aperte, come dicevi tu all'inizio del collegamento, 309 morti, 309 ferite aperte che sono nei nostri cuori e non si saneranno mai, non ci sarà balsamo o fasciatura per guarirle, per proteggerle. Poi hanno lasciato la certezza di essere siamo diventati più popolo, siamo diventati più comunità, siamo più vicini, perché le difficoltà uniscono. E poi ci hanno lasciato tanta voglia di ricominciare, di riprendere la vita nel migliore dei modi possibili, più presto possibile, anche se questa vita è stata sospesa dal virus, che da un anno e qualche mese ci sta praticamente tenendo chiusi in casa. Ecco, c'è una differenza secondo te tra questi momenti che abbiamo vissuto del terremoto e la solidarietà che è scattata dopo da questa situazione del virus? Beh sì, la resilienza, cioè la capacità di trarre la forza, il desiderio di uscire migliori dalle difficoltà. Sicuramente, ecco, noi venendo già dall'esperienza del terremoto che ha messo a dura prova la nostra resilienza, adesso siamo diventati più bravi, siamo più capaci di resistere. Infatti l'Aquila si sta comportando egregiamente, ci sono pochissimi casi di inosservanza delle disposizioni, insomma anche i contagi, almeno nella prima fase del contagio, sono stati contenutissimi perché tutti hanno rispettato le imposizioni di legge. E quindi ecco, ci ha lasciato la consapevolezza che quando si è nelle difficoltà bisogna essere uniti e bisogna tutti insieme far fronte contro le difficoltà ed uscire tutti migliori. Bene Carlo, noi ti ringraziamo di questa tua preziosa testimonianza. Grazie a te Gianfranco per l'opportunità che mi hai dato di ricordare questi momenti che hanno segnato veramente una tappa fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Momenti appunto che lasciano una traccia. Ti ringraziamo soprattutto per quella stupenda location che hai scelto. Perché questo auditorium, che da qualcuno non è stato apprezzato, lo dobbiamo dire, è qualcosa di veramente spettacolare. Grazie anche per queste immagini che ci stai mandando, che sottolineano la tua conoscenza del mezzo televisivo. Grazie Carlo, noi andiamo, ti salutiamo e andiamo avanti. Ciao. Ciao, grazie. Noi andiamo avanti con un filmato che abbiamo preparato all'epoca, che racconta un po' i primi momenti, è un po' diciamo un filmato girato veramente in emergenza, quando ancora i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco erano pochissimi e le persone stavano ancora sotto le macerie, e potrete vedere dalle immagini che era ancora notte, ancora non si faceva giorno. Il video e le immagini sono state girate da Luca Di Giacomo Antonio, che è mio figlio. Benissimo,
Allora, salutiamo gli amici che sono Davide Di Giovanni, che sono collegati. Marcello Ferri, ecco, dalla regia mi dicono ci sono altri amici che salutiamo dopo questo video. Mi raccomando, vedete il video, perché dopo il video ci saranno ancora altri collegamenti, e mettete mi piace, mettete tutto quello che insomma serve per farci continuare ad informarvi. Bene, andiamo con il video. La storia che vi racconteremo è una di quelle storie che mai avremmo pensato di dovervi raccontare. Ci coinvolge in prima persona in quanto figli di questa terra, che in una notte del 6 aprile alle ore 3:20 perde di un sol colpo secoli di storia e innumerevoli vite umane. Un tremendo sisma cancella e ridisegna a suo modo spazi e luoghi segnati dall'uomo. The word that we got was another radio station went on the air with paranoid warnings and said things about they were expecting crowds of 35,000 rowdy people, and they were expecting the National Guard to be called out and so forth. They blew it for us. Which kind of freaked out the city fathers across the street, looking down on top of a liquor store where U2 was doing the taping. And it was a fashion factory. There's little ladies in there sewing, and the seamstress is going. And there's, what is going on here? Il terremoto ha distrutto d'un sol colpo le certezze del cemento armato, mettendo a nudo così le truffe che negli anni vi si sono annidate. Beh, c'è stato un crollo strutturale che ha mietuto 8 vittime più diversi feriti. Il bilancio è stato questo, per fortuna, perché era un fine settimana e si era a ridosso delle vacanze di Pasqua, quindi erano pochi ragazzi che erano rimasti lì ed erano quelli che avevano gli esami, avevano dei preliminari, quindi stavano ancora studiando. Se fosse accaduto in un altro momento, anche solo una settimana prima, sarebbe stata una vera e propria strage.
Abbiamo costituito un comitato delle vittime della casa dello studente, se ne stanno costituendo altri due parallelamente, uno che raccoglie i familiari dei ragazzi morti nei centri storici e l'altro che raccoglie i familiari dei ragazzi ospiti della casa dello studente miracolosamente sopravvissuti. Il comitato nasce con l'intento di fare chiarezza su questo episodio che ci sembra piuttosto inquietante, soprattutto perché a più riprese decine di ragazzi avevano segnalato ai responsabili della casa dello studente delle crepe, delle lesioni. Siccome il sindaco ha fatto scomparire le scuole un paio di giorni prima, lo stesso poteva accadere con la casa dello studente. L'Aquila è la mia vita e la mia famiglia, quindi mi ha dato tanto e adesso vederla così mi fa male, insomma. Sono 3 giorni che stiamo dando le lauree ai nostri studenti per mantenere il patto che abbiamo stabilito con loro quando siamo iscritti. Credo che loro abbiano il dovere di studiare e noi dobbiamo da questo punto di vista corrispondere allo sforzo e quindi rilasciare i titoli di studio. Stiamo facendo queste lauree in condizioni piuttosto complesse, in tende, utilizzando mezzi di fortuna, ma è giusto che gli studenti si laureino. Noi dobbiamo in qualche modo ribadire il nostro impegno nei loro confronti. È stato possibile sposarci nello stesso giorno prefissato già da tempo, la condizione è cambiata, ma nello spirito c'è voglia di ricominciare, il cuore è gonfio di dolore, ma siamo 2 persone caparbie, quindi andremo avanti. Una tierra de tranquilidad, de pastores, de comida buena, de amigos. Que en cambio me encuentro ahora sin casa, sin agua, sin luz, pero feliz porque se está moviendo una participación ciudadana interesante, que eso es lo importante para empezar a reconstruir una ciudad y un tejido social destruido como en este caso. Gracias. Ho visto le persone con la voglia di dire, la voglia di affermare, la voglia di confrontarsi e dopo 22 giorni ci voleva proprio, insomma, ci voleva proprio un'agora, una piazza. La solidarietà è la prima cosa di cui si ha bisogno quando si viene colpiti da sciagure così grandi. Sono Giulia, sono di Roma, sono arrivata 4 giorni fa e per stare 3-4 giorni ho già prolungato la permanenza fino a domenica.
Io faccio cooperazione spesso e mi sembrava il minimo venire qui. Non c'è un motivo più specifico, era la cosa giusta da fare, credo. Sono Massimo, vengo da Firenze e sono qua perché inizialmente volevo aiutare. Poi ho trovato una grande solidarietà, un forte coraggio, voglia di spirito, voglia di fare, per cui sono ritornato di nuovo. È un po' una cosa che non si può spiegare se uno non la vive, cioè se qualcosa ti nasce dentro, un qualcosa che sei a contatto con le persone. Io sono sposato, ho un figlio e una bimba di 5 mesi e ho lasciato moglie e tutto e sono venuto qua. Cioè questo penso che possa bastare, ecco, per far capire quello che uno prova. Allora, mi chiamo Saman Sarkis e vengo dall'Egitto, e cittadino italiano, terremotato, e faccio volontario qua con tutto il piacere. Pomeriggio lavoro in pizzeria, torno, diciamo, il momento che è finito, e dormo qua con le bambine, che la mamma sta lavorando a Civitanova, adesso fa l'infermiera. Dal primo giorno infatti noi siamo qua e ho voluto fare il volontario perché sento uno del paese, del posto. Adesso l'importante è andare avanti, non si ferma. E se non facciamo questo passo, aiutare, servire, correre, iniziare il lavoro se c'è la possibilità, andiamo fermi. Invece no, vogliamo andare avanti, vogliamo lasciare un'epoca ormai fatta, rimane nella memoria, perché infatti rimane fino adesso la paura, i sentimenti del 6 aprile rimane dentro di noi, non può cancellarlo, ma la vita deve andare avanti perché abbiamo altri impegni, non possiamo fermare, fili, la vita, e la vita che corre dietro di noi, da andare avanti, bollette, tutto, spese, non possiamo fermarci qua, dobbiamo costruire e andare avanti di nuovo. Tutto. L'Aquila rinascerà? Io penso di sì, con la volontà dell'Aquilani, non è da fuori, perché se non iniziano loro l'Aquila rimane ferma. Invece se ognuno di noi fa il suo, diciamo, meglio per rinascere, per andare avanti, per costruire, io penso fra qualche anno l'Aquila diventerà più bella di prima. Gennaio al 15 di aprile, prima insomma fino all'evento catastrofico, si è visto un innalzamento dell'energia tale che avrebbe comunque dovuto preoccupare esperti che erano addetti al controllo della situazione sismogenetica del momento che si veniva verificando nell'Aquilano. Tutti gli eventi, oltre 250 eventi, hanno avuto come epicentro l'Aquila e l'Aquilano, nessun'altra zona. Quindi... A volte le percezioni extrasensoriali e la sensibilità animale arrivano dove la scienza non può. Stavo vicino agli animali, no? Improvvisamente io non sentivo niente. Gli animali che cominciano a nervosirsi, e poi è venuta la scossa. Ero rimasto chiuso, siccome la casa è recinta e poi c'è il cancello, ero rimasto dietro al cancello. Per fortuna è venuto Giorgio, mio nipote, ha tagliato e mi ha fatto uscire. Io però già ero uscito da casa, mi ero messo un po' a largo, però se crollava qualcosa mi veniva addosso. Io l'ho vissuta e mi sono alzato dal letto quando ho sentito, ho cercato di mettermi i pantaloni senza togliermi le mutande, eccetera, tutto l'altro che avevo, il pigiama, e sono uscito fuori e così sono arrivato qui. Gli animali sono molto più sensibili di noi cristiani.
La forza della natura, aiutata da inadempienze e responsabilità umane, hanno segnato questa sciagura. Non dimenticare e andare avanti devono essere le parole d'ordine per un nuovo inizio. L'aquila deve tornare a volare qui dove è nata 800 anni fa. Benissimo, siamo tornati in studio dopo questo filmato che ricorda un po' quello che è successo quella tragica sera, qualcosa di veramente eccezionale che verrà ricordato il 6 aprile ufficialmente come tutti gli anni. Noi ci siamo un po' anticipati perché abbiamo voluto ricordarlo qualche giorno prima della Pasqua. Adesso abbiamo altri due ospiti in questa trasmissione, già li vedo sui monitor. Abbiamo l'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che salutiamo. Buonasera a tutti. Sindaco, buonasera. E Antonietta Centofanti, che è dell'associazione Vittime del Terremoto Casa dello Studente. Buonasera. Buonasera. Tra l'altro è una nostra collega e iniziamo subito, visto che siamo qua collegata sul monitor, ce l'avevamo almeno prima, da Antonietta Centofanti, a cui vogliamo chiedere che cosa è successo in questi anni, se loro come familiari delle vittime si ritengono insomma soddisfatti di quello che è successo, ci sono stati processi, ci sono state delle condanne. Beh, soddisfatti è una parola enorme, no? Rispetto a tragedie come quelle che ci hanno colpito. Diciamo che ci siamo sentiti sollevati perché questo processo per la casa dello studente attraversava tutti e tre i gradi di giudizio per quanto riguarda il penale e una parte di verità è venuta fuori ed anche delle responsabilità. Ed è importante non soltanto per noi, ma è importante per tutti, perché significa stigmatizzare comportamenti non idonei, significa progettare il futuro diversamente, significa costruire con maggiore attenzione. I processi servono soprattutto a indirizzare i cambiamenti, non sono soltanto un aspetto punitivo. Ecco, e secondo lei questi cambiamenti si sono visti? Io credo che dal punto di vista della sicurezza sicuramente questa città oggi è molto più sicura che nel passato e credo che sarà una delle città più sicure del nostro paese. Poi i cambiamenti in linea più generale, purtroppo le tragedie continuano ad avvenire, basta pensare al crollo del Ponte Morandi, basta pensare ai rifiuti tossici che si ritrovano nascosti nei territori e quindi inquinano l'acqua, inquinano la frutta, inquinano tutto ciò che noi mangiamo. Non è un percorso facile questo, è molto accidentato, con tante connivenze, però la cosa importante è essere vigili, avere il coraggio di denunciare lì dove ci sono
dei misfatti, perché questi sono dei misfatti e colpiscono degli innocenti, sapendo che la giustizia serve soprattutto a fare chiarezza, serve a indicare una strada, serve a dire questo non lo puoi fare, perché se no ci vanno di mezzo degli innocenti, forse il percorso da praticare è un altro. Ecco, invece al sindaco, l'ex sindaco Massimo Cialente, volevamo fare una domanda, ecco, se ce lo fate vedere, grazie, che è questa. Sindaco, lei, erano vari giorni che già insomma eravate allertati, ma la notte di questo terremoto lo avrà raccontato milioni di volte, ma ce lo racconti un'altra volta. Che cosa ha provato quando la scossa lo ha svegliato? Ha capito subito della tragedia che stava sviluppandosi? Ma francamente io ero caduto stanchissimo. Mi ero addormentato con la luce accesa, provo ad andare a leggere un libro verso 1:30, perché dopo la prima scossa della sera, intorno alle 11 credo, alle 23, mi chiamò l'allora questore, che era terrorizzato, poi ho saputo che la moglie soprattutto era spaventata, e mi diceva di chiudere le scuole il giorno successivo. Ora, quella era una scossa come le altre. Io ricordo che ebbi grossi problemi a chiudere le scuole, perché già le avevo chiuse, se vi ricordate, 2 giorni dopo dopo la scossa del 30 avevo chiuso le scuole, e 2 giorni, e non sapevo che messaggio dare, anche perché io avevo chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza, perché io ero spaventatissimo. Ci sono state polemiche sulla mia testimonianza alla Commissione Grandi Rischi, ma io vi giuro che uscii terrorizzato da quella riunione, perché capì, primo, che questi erano venuti per rispondere a Giuliani e alle tutte la stampa che stava su Giuliani e raccontava. Io mi resi conto che si muoveva lo Stato per rispondere a un tecnico che diceva delle cose. Secondo poi, perché non davano risposte neanche alla Stati. E io uscii veramente terrorizzato, perché capii che eravamo abbandonati al fato. Io ero spaventato da tempo, erano passati 300 anni, però non sapevo che risposta dare. Quindi fra il questore mi chiamava, stavamo senza prefetto, per fortuna, perché se no quella notte il prefetto sarebbe rimasto ucciso dal crollo della prefettura, e per caso lui quella notte non dormì all'Aquila, perché stava facendo il trasloco, e quindi mi sentivo con Riga in continuazione, con Lisi, vice sindaco, assessore, mi sentivo con la protezione civile regionale, e dicevo che faccio, che non faccio, e così via. E credetemi, furono momenti drammatici, perché non sapevo che segnale avrei dato ai cittadini. A un certo punto ricordo come fosse adesso che Filippo Peritore, il questore, mi disse: Massimo, io gli dissi, ma se chiudo? Lui disse: chiudi e dai le vacanze di Pasqua, perché vi ricordate che era la notte delle Domeniche delle Patrie. E io gli dissi: Fili, ma se io chiudo fino a Pasqua, il martedì di Pasqua che faccio? Riapro? Questo per far capire che cosa stavamo vivendo, perché lo sciame durava da un tempo infinito. Mentre ero al telefono con Lisi, l'ennesimo scambio, chiudiamo, non chiudiamo, ricordo che Riga voleva chiudere, Lisi diceva sì, vediamo di chiudere, contemporaneamente parlai per sapere che succedeva agli studenti, mi dissero gli studenti stavano tutti in piazza in quel momento. Ricordo che telefonai all'allora direttore di Tibuno, che aveva raccolto le persone a Coppito nella murata Gigotti, mi chiamò lui, disse: che devo fare questa gente? Io gli dissi: tienili lì.
Dopodiché, mentre ero al telefono con Lisi, guarda, me lo ricordo come fosse adesso, fece la seconda scossa, Lisi disse: Massimo, Massimo, adesso, 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 chiudiamo. Anche io chiamai il questore, chiamai a quel punto i miei figli e i cugini e feci mandare gli sms, allora non c'era WhatsApp, c'erano gli sms a tutti gli amici per creare una catena e l'indomani le scuole erano chiuse perché io chiudevo all'una e mezza di notte le scuole e chiamai Josafat Gabutli che mi mandasse il serpentone e sotto domani sospensione dell'attività didattica. Dopodiché mi chiamò Josafat, mi disse: si vede il serpentone? Io dissi di sì e presi un libro pensando che non sarei riuscito a dormire, invece crollai perché a quel punto e fui svegliato da questa scossa terribile. Però io lì per lì non ebbi l'idea che fosse fortissima, io capii che erano due scosse. Quando cominciò la seconda capii che era finita. Ricordo che mia suocera, che aveva implorato mia moglie di uscire dopo la scossa delle 11 e aveva implorato di uscire dopo la scossa successiva, mentre mia moglie, mamma, io sto dormendo, potevamo uscire prima, eccetera, eccetera. Mi ricordo che prima di gridare le figlie mie, terrorizzata, venne verso di me mentre scappavamo nel corridoio, dicendo: vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi. Questa è un'immagine che non dimenticherò mai. Credo che molti di noi quella notte abbiano purtroppo fatto quello che fece mia moglie, che poi rimase imbambolata e che continua a dire ci aveva avvertito. Perché? Perché era entrata in tutti noi e non fu solo la Commissione Grandi Rischi. Perché io mi sono andato a rivedere tutta la stampa, quello che pensavamo, che stava scaricando. Cioè era diventato, e come la storia dell'AstraZeneca adesso, che è pericoloso farlo, arrivano, passano dei messaggi fra le persone che entrano quasi nel subconscio, che avevano colpito, devo dire, anche la mia famiglia, avevano colpito le persone. E io mi resi conto di quello che era successo scendendo, no, la prima cosa che feci, uscì sulla porta della zona notte, e vedi la città avvolta in questa nuvola. Mia suocera dice che io gridavo: l'Aquila è finita. Poi scendendo vidi che era cascato un muro in salotto, pezzi di muro del salotto, e mi resi conto di cosa era successo. E poi la cosa che mi fece più impressione, due, che non scorderò mai, infatti io non posso più vedere la luna piena, non sono più romantico, perché uscendo c'era una luna spaventosa, e il muretto della strada che, di casa mia che aveva ceduto, quindi io dovevo cercare di portare fuori il camper che sarebbe stato il rifugio della mia famiglia, e ricordo dei momenti drammatici perché la strada aveva ceduto. Dopodiché cominciò una cosa terribile, delle telefonate, la disperazione delle persone e la consapevolezza che avevamo una tragedia più grande di noi che ci aveva colpito. Ricordo che io mi telefonò, la prima telefonata fu di Pietrucci, io poi riuscii a telefonare a mio padre e a mio fratello, perché papà aveva 83 anni, e poi mi chiamò immediatamente Chiodi, al quale dissi di non fare l'autostrada, ma infatti venne coi carabinieri passando per le capannelle, gli disse: io non so dirti in che condizioni stanno in cavalcavia. E dopo poco io chiamai Bertolaso, mi ricordo che Bertolaso mi disse: sindaco, stai calmo, da questo momento sta tutto nelle tue mani. Io gli disse: guarda Bertolaso, io sto calmissimo, dico, io qua non c'ho vigili come avevo chiesto e qui è una tragedia immane, arrivate immediatamente. Loro riunirono immediatamente la sala operativa, noi andammo al COC che era crollato e andammo alla regione con scene che voi non potete immaginare. Io ricordo la faccia di alcuni della foresta, in particolare Festuccia, Luca, che è per me come un figlio, ho visto crescere, che era bianco come un lenzuolo, non prendevano i cellulari, guarda, c'ho i brividi a raccontare. E di lì cominciò un incubo terribile. Poi devo dire che io abbraccio Antonietta, la quale siamo amici da sempre,
alcune notizie, perché lì perdemmo alcune persone particolari e alcune, insomma. Mi disse una giornalista che era presente quando stavo fuori a casa dello studente, ormai è una mia amica, questa giornalista di Sky, e che lei non mi aveva mai visto un volto così sconvolto come il mio. È cominciato un tunnel dal quale dobbiamo uscire in qualche modo, mantenendo la memoria. Abbiamo fatto molto, non si è fatto abbastanza. Sul discorso di prima vorrei dire che io il libro che ho scritto, che l'ho scritto soprattutto per dare un messaggio già dal titolo, no? L'Aquila 2009, una lezione mancata, perché la cosa della quale abbiamo preso consapevolezza noi aquilani, è quello che diceva Antonietta poco fa, è impensabile che questo è un paese altamente sismico, con alcune zone nelle quali sappiamo scientificamente che arriveranno altre scosse di terremoto, anche pesanti. Questo è un paese del G8, eccetera, eccetera, che non si mette in sicurezza. Allora, io avevo scritto una lezione mancata e dicevo, guardate, fascicolo del fabbricato e non riesce a passare per l'opposizione dei grandi proprietari immobiliari, e mettiamo in sicurezza il paese e così via. Dopodiché è passato il sisma bonus, che è una grandissima occasione. E io ricordo che molti del partito di Roma, ministri e così via, mi dicevano: Massimo, ma tu pensi di creare un nuovo modello di sviluppo? Perché io sono convinto che col sisma bonus, adesso l'eco bonus, noi rimettiamo in moto l'economia. È la manovra keynesiana non solo più importante dal punto di vista economico, ma anche etico. E poi è arrivata, tant'è vero che mi chiamò Gianni Cooper e lo disse: beh, adesso il titolo lo puoi cambiare. Invece no, perché scopro che a fronte della volontà del governo, della politica, di prolungare il sisma bonus al 2025, addirittura di renderlo strutturale in questo paese, per il fatto che costa 12 miliardi l'anno, il MEF fa resistenza. Perché la nostra, e poi taglio, la nostra ragioneria, una cosa sulla quale mi sono scontrato con Barca, con tutti i ministri, non prende in considerazione le entrate che vengono generate dagli investimenti. Questo mi fa paura, perché pensare adesso al recovery fund con la mentalità di dire: sì, mo spendo 30 miliardi, però non voglio pensare se me ne rientrano 40, perché non sta nella logica dell'Italia, proprio dei nostri burocrati, vuol dire che noi faremo investimenti a cavolo, scusate il termine. In questo momento io credo che l'operazione sisma bonus dovrebbe diventare obbligatoria, obbligatoria, sia per il patrimonio pubblico delle case pubbliche, sia anche per i privati. E c'è un'altra cosa, io so che darà un po' fastidio che io lo dica, ma noi abbiamo le nostre automobili. Non voglio sapere quanto pagate, ma pagate tanto d'assicurazione per l'automobile, per la RCA. Si paga tanto. Può essere che non riusciamo a fare in questo paese l'operazione di assicurare anche per 100 euro l'anno le nostre case rispetto ai rischi idrogeologici. Questo permetterebbe di risparmiare allo Stato i 3 miliardi l'anno che butta fuori e di aiutare anche a creare un meccanismo che permetta di intervenire sul nostro patrimonio abitativo, di cui salvare quello storico. Pensate, ad Arezzo non c'è un palazzo con le catene. Uno dei centri storici più belli di Europa, sono palazzi senza le catene ad Arezzo, meravigliosi, senza catene, quindi con un rischio altissimo. E poi fare una cosa, tutta l'edilizia pubblica, l'edilizia degli anni 60, fare quello che diceva Antonietta. Ora L'Aquila è una delle città più sicure d'Italia, perché la scelta che abbiamo fatto è che le famose case di, se vi ricordate, che erano quelle che erano uscite bene, ma che abbiamo visto che il cemento era un cemento anni 60 con tecnologie ormai invecchiate, dopo 8 anni il cemento armato non regge più, le buttiamo giù e le rifacciamo con costo contenuto, ma assumiamo non solo case sicure, ma soprattutto, essendo case col cappotto, con le finestre fatte in un certo modo, pensate quanto risparmieremo in termini di bolletta energetica, ma anche di riduzione dell'inquinamento, perché l'inquinamento di Milano, di Roma, quando fanno la giornata ecologica, quando fanno le zone
a traffico limitato, quando levano le macchine, ma non sono le macchine che producono le polveri sottili, sono tutti gli impianti di riscaldamento. Quindi noi usciamo a questa vicenda dopo l'insegnamento di, anche di Amatrice, dove le vittime in proporzione a noi sono state, addirittura lì c'è stata una decimazione, e io credo che o si prende coscienza di questo, oppure, parliamoci veramente, il Ponte Morandi ha fatto scoppiare la vicenda dei viadotti, no? Mo, sul viadotto ci si passa, io non so quante volte su un viadotto ci passo durante l'anno, ma le persone che stanno dentro le scuole, Gianfranco, le persone che stanno nelle case, negli uffici, lì ci passiamo la vita. Purtroppo, teatri, però, sindaco, in genere ci si rende conto quando succedono le disgrazie. Io le volevo fare un'altra domanda, che è questa. A parte perché lei ha raccontato nel libro, ha raccontato nei milioni di interviste che ha rilasciato, e soprattutto insomma, sarà cosciente che è passato, passerà ai libri di storia, no? Il suo nome per questo fatto, siamo sicuri che ne avrebbe fatto volentieri a meno, no? L'altra domanda che volevo farle, che vorrei non fosse appunto che fosse inusuale, che non l'ha fatta mai nessuno, non lo so, è questa: oltre a questi primi momenti drammatici, no, qual è stato il momento più drammatico che lei ha vissuto, non legato direttamente alla fase emergenziale, ma comunque di quel periodo? Vabbè, a parte le notizie che arrivavano dei lutti, e io voglio aprire una riflessione che mi ha colpito e mi ha fatto pensare anche a come stiamo vivendo la pandemia. No, no, io le voglio dare una, un no, no, voglio aprire volta, questa parentesi. Quando arrivavano i primi giorni, i primi 3-4 giorni arrivavano le notizie di chi aveva perso la vita, e io avevo degli amici carissimi, persone alle quali ero cresciuto, e devo dire che in quelle situazioni è un dolore diverso, e questo credo che sia anche come stiamo vivendo la pandemia, quasi un dolore fortissimo, ma quasi attenuato rispetto se quella persona fosse morta di morte naturale, oppure anche in un incidente, ma lei sola, e questo non so chi altro ha condiviso questo. Momenti drammatici veri, che sono i momenti che ho più, diciamo così, dei quali mi porto un peso che solo la storia potrà sciogliere, se ci riuscirà, sono stati fondamentalmente due. Uno, la scelta nella quale mi ritrovai solo come un cane, perché si dette la regione con chiodi e si dette anche la provincia, devo dire, che fu decidere o meno il sì al progetto Case. Perché era nato tutto un movimento di ben pensanti che dicevano al progetto Case. Berlusconi voleva la New Town, perché l'idea era di non ricostruire l'Aquila, ma fare la New Town per 7.500 persone. Alcuni sarebbero rimasti nelle case A, qualcuno nelle B, ma il piano era quello di fare una nuova città. La città sarebbe stata costruita, come diceva Bertolaso, in 30-40 anni, e faceva il paio con l'altra notte drammatica del 4 di maggio. E io non ero d'accordo su questo, non volli la New Town, ma chiesi di fare quel progetto case distribuendolo sulle frazioni. E la cosa che a me dà fastidio dei grandi urbanisti italiani che sono venuti a parlare, anche di molti aquilani, è che mi rimproverano di aver fatto le new town nelle frazioni, e dà l'idea, che a me dà molto fastidio, un'idea molto borghese, molto aquilana da parte di questi intellettuali, che si preoccupavano degli abitanti senza casa dell'Aquila, perché poi ci sono andati tutti, e qualcuno di quelli che era contro il New Town ha fatto pure causa per portarci più gente, hanno fatto, ma
non hanno considerato che le case erano cadute anche nelle frazioni. Cioè, per loro nelle frazioni non si dovevano fare il progetto case, che poi non fossero sufficienti, per cui anche gli aquilani sono dovuti andare, abbiamo ottenuto i mappe, è un altro discorso, le mappe servirono e sono serviti a mantenere l'identità del villaggio originario, cioè gli arischiesi si sono ritrovati vicino, ma io dovevo fare il progetto case anche per gli arischiesi, per gli abitanti con le brigioni, per tutti quanti, primo, e quella è una scelta che alla fine ho fatto io, perché io sin dall'inizio volevo che la città ripartisse e sapevo che dovevo conquistare, avere la possibilità di riavere tutti gli aquilani al più presto all'Aquila, e lì nasce la città virtuale. Ma legato al concetto di fare il progetto case per 15.000 persone solo, perché i mappe non me li volevano far fare nelle frazioni, quando poi si vide che le case non bastavano, lega con la notte del 4 di maggio, che io ho letto sulla stampa in una ricostruzione di un giornalista aquilano che la mette quasi come una cosetta così, è una sciocchezza. Per la prima volta nella storia dall'Unità d'Italia la notte è stata annullata e ritirata la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È la notte che lei ha lanciato le sedie? Non solo ho lanciato le sedie, ma è stata la notte nella quale è stata ritirata una Gazzetta Ufficiale sulla quale c'era l'OPCM, che è tuttora segretata da parte della protezione civile, perché non la ritrovate. Lì si diceva che tutti gli uffici, tutti, tranne il comune, tutte le agenzie regionali, le agenzie nazionali, tutto, l'università, facoltà, eccetera, sarebbero andati in città vicine, e che lo stesso al trasferimento di questi uffici, l'agenzia delle entrate, l'INPS, eccetera, eccetera, il personale, in base al danno riportato dalla casa, sarebbe stato trasferito. Qual era il disegno che stava lì dietro? Un disegno duplice. Lo Stato si metteva in garanzia che avrebbe potuto ricostruire con calma, perché ci sarebbero stati pochi aquilani. Noi oggi saremmo una città di 25.000 abitanti scarsi, tutti pensionati, un po' di ragazzini nelle scuole, giusto qualche maestro, qualche professore di scuola media, avremmo perso tutto. Ma soprattutto era il disegno di gran parte dei consiglieri regionali, non solo della destra, attenti, ma anche di molti del centro-sinistra, perché io le devo dire, si avventarono sulla città come sciacalli. Io vi potrei dire, non lo faccio perché aprirei polemiche, io sono un uomo delle istituzioni, sono polemico fino a un certo punto, ma io vi potrei elencare dove andavano le singole facoltà universitarie, vi posso dire dove già stavano i locali, vi posso dire dove sarebbero andati a finire l'INPS, dove sarebbero andati a finire l'agenzia regionale, ve li posso raccontare tutti. Allora, quella notte fu la notte decisiva. Loro capirono che, almeno finché ci fossi stato io, non sarebbe stato possibile. E il giorno dopo nacque la città virtuale. Ma è vero che lanciò le sedie, mappe, è vero, le chiese prefabbricate, che sono state tanto criticate. Lasciamelo dire, sono passati 12 anni ormai, se mi scusate il termine, non mi fa più niente, sarà la storia che dirà rispetto ad altre tragedie. Amatrice non esiste più, Amatrice non esiste più, e sono passate ad Amatrice anni e anni, adesso si sta provando, ma quando tu ricostruisci, ma la gente si è rifatta una vita a Pescara piuttosto che a Roma, a Milano, ma voi pensate che la gente torna? Cioè, era una follia. Io credo che tanti che hanno parlato del dopo sisma e hanno criticato non si sono resi conto dello scontro politico e culturale che c'è stato dietro, e devono sapere che a maggio del 2015, ricostruendo le periferie, erano rientrate 45.000 persone, e la mancata ricostruzione del centro storico nei tempi è stata legata a quella buffonata del piano di ricostruzione
che era stato pensato chissà come che, con le grandi trasformazioni, senza avere una legge che potesse dire tu questo palazzo vecchio non lo rifai qui e lo sposti 20 metri per fare una cosa, prendete la vicenda via Barete, di Porta Barete. Quindi la cosa che a me preoccupa è che a distanza di 12 anni vedo ancora parlare persone delle scelte fatte che criticano il com'era e dov'era. Alcuni di quelli che criticano il com'era e dov'era si sono voluti rifare a casa com'era e dov'era. Nessuno ha detto scusi, io sono disposto a spostarmi. Tant'è vero che gli unici interventi che si sono riusciti a fare e che forse il sindaco dovrebbe fare è Porta Leoni, dove sono spariti i soldi del parcheggio sotterraneo. Ma perché? Perché lì hai le case popolari, hai un interlocutore. Ma altrimenti non c'è stato un privato. Guardate, la vicenda di Porta Barete, ricostruite quella vicenda e lì capite di come il piano di ricostruzione fosse una buffonata e ci ha fatto perdere fino al marzo del 2013. Io credo che la ricostruzione vada fatta, però io tornerei a quello che diceva all'inizio Antonietta Centofanti. La questione è che è impensabile che in uno degli 8 grandi paesi del mondo che ha i migliori sismologi, che ha i migliori ingegneri, eccetera, eccetera, il paese non sia in sicurezza, perché le scosse di terremoto che fanno da noi non sono molto diverse da quelle che si fanno altrove. Il nostro problema è che abbiamo un grande patrimonio in muratura, che è facile mettere a posto, è un patrimonio in cemento armato del post dopoguerra, gli anni delle mani sulla città, in tutte le città, pensate a Napoli, in tutta Italia, quando ci fu l'inurbamento, pensate a tutto il nord, ma anche all'Aquila, pensiamo a Napoli, quello che è nella zona Vesuviana e nella zona dei Campi Flegrei, d'accordo? Nei quali non si vanno a mettere le mani. Questa è la questione centrale di questo paese, sapendo che se ci mettiamo le mani creiamo ricchezza, posti di lavoro, ed è la mossa keynesiana maggiore che esiste, altro che Ponte di Messina. Ecco sindaco, io innanzitutto le volevo leggere un attimino, qua ci sono dei commenti, c'è qualcuno, Bernardino Serpetti, che dice Cialente sei stato un grande, ricandidati a sindaco. No grazie, ho dato. Fallo per gli aquilani. Ecco, io volevo passare un attimo la linea a Antonietta Centofanti per chiedergli un po' che cosa ne pensa lei un po' delle cose che ci ha raccontato il sindaco. Ma sindaco, poi in un prossimo breve passaggio, così dopo salutiamo i nostri amici che sono numerosi, che ci stanno guardando, però ci dica, le ha lanciate quelle sedie, non le ha lanciate, e soprattutto... quando lei ha lanciato le sedie, che faccia hanno fatto gli astanti? Ecco, ce lo dice nel prossimo passaggio però. Antonietta Centofanti. Beh, Massimo Cialente si è trovato veramente una mattonata sui denti, perché arriva, ti arriva una tragedia addosso di quelle proporzioni. Un centro storico praticamente distrutto, segnato pesantemente, e, insomma ti tremano i polsi, cioè, non, veramente non sai da che parte cominciare, veramente poi hai momenti di grande solitudine, poi ovviamente poi ci sono i conflitti, è per forza un momento molto dialettico, molto controverso, ci vuole molto coraggio poi per tirare le fila, per cercare delle soluzioni che non sono magari mai quelle ottimali, ma sono una soluzione, sono una risposta. Che si poteva fare? Si poteva fare di meglio? Sì, forse, ma cosa? Sai, quando poi ci passi dentro queste storie, quando te le vivi sulla pelle, quando c'è una comunità così articolata, così complessa, cioè, no, si può sbagliare, certo che si può sbagliare, però si può fare anche bene, non, è una situazione che non si augura a nessuno, dover fare conti con eventi così. Sicuramente. Ne esci comunque
esci comunque tritato, qualsiasi, un modo o nell'altro. Sicuramente, anche perché, come dicevo prima, nessuno per passare alla storia decide di farsi fare che succedano disgrazie simili. Bene, sindaco, allora, queste sedie lei le ha lanciate veramente, e soprattutto che faccia hanno fatto gli astanti quando lei, mi immagino, ha lanciato queste sedie? Questo è un particolare che mi sembra non racconta nemmeno nel libro, lo faccia qui nella nostra trasmissione. Sì, io vorrei dire, a proposito di quello che dice Antonietta, io ce l'ho fatta per un semplice motivo, sarà anche per una questione del mio lavoro. Io in ospedale capitava spesso il malato molto difficile, capita che magari qualche medico scappa, se tu hai il senso del dovere, anche se sai che ce la puoi mettere non più di tanto, però lo fronteggi. A me ha detto il fatto che avevo un obiettivo, perché io avevo studiato la storia della città, come tutti, la storia dei nostri terremoti e così via. Ricordavo che erano state messe le palizzate per non far scappare la gente dopo il terremoto del 703. Io l'obiettivo che ho avuto sin dal primo momento è stato quello anche di mettere la mia gente in difficoltà rispetto a un obiettivo. Quando io decisi che andai io a mio padre sulla costa a dire: papà, tu non rientri per ora, perché io faccio rientrare prima i giovani, papà si mise a piangere, mi disse: tu mi fai morire qui a Tortoreto. E poi glielo spiegai, perché io avevo bisogno della parte attiva della città. Io ho sempre avuto un obiettivo. Sulle incomprensioni, io alcuni errori li ho fatti. Uno che ad esempio è stato quello delle casette. Nascevano dalla preoccupazione, però non sono stati gli aquilani fedeli allo spirito della delibera, perché le casette non potevano essere in cemento armato. E invece si è fatto. E questa è una cosa... Ho sbagliato io forse a fidarmi che sarebbe stata rispettata lo spirito. Poi le amarezze sono state tante, perché ho scoperto la strumentalità degli attacchi, perché parliamoci chiaramente, andato via io nel 2017 è sceso un silenzio tombale in questa città, Antonietta, è sceso un silenzio tombale. Io ricordo che il sito del progetto casa era, ogni giorno ce n'era una, ma o si sono risolti i problemi del progetto casa nel giro di un mese, oppure non so che, io è stata, c'è stato un tiro al piccione anche da parte, credo lo posso dire, essendo stato non solo assolto, prosciolto, perché il fatto non sussiste, credo anche da parte della magistratura. Noi abbiamo fatto, perché non ho fatto solo io, abbiamo fatto tantissimo, credo. Poi la storia dirà, è chiaro che la solitudine, l'ingiustizia e gli attacchi a un certo punto mi scendevano. Perché io avevo un obiettivo che mi importava. Devo dire che un momento di partecipazione era il tendone in piazza, nel quale ricordo che quando io andavo insieme a Giovanni Lolli venivano vomitate su di noi le peggio cose. Mi sono dovuto sopportare che l'unica volta che andò Gianni Chiodi, gli prepararono le domande prima. Lui concordò prima le domande, quindi anche questa differenza di trattamento io credo che nascesse da un fatto che mi fa piacere, perché a fronte dei silenzi di adesso io capisco che attaccare Cialente o il centro-sinistra in questa città è abbastanza facile, perché essendo noi democratici convinti, alle critiche non è che rispondiamo con repressioni, con... diciamo così, con vendette. Infatti tanta gente, poi io la frequento tranquillamente, anche se ha detto su di me le cose allucinanti. Forse con altri ci si sente più spaventati di vendette, guardate le vicende dell'ospedale e così via, ma questo è un altro discorso. Quindi l'obiettivo, quella sera sì, volarono le sette, ma a me volevano molto bene. La sera i briefing si svolgevano alla presenza di tutti i vertici regionali e provinciali delle forze dell'ordine, c'erano tutti, eravamo circa 35 persone. Io sedevo accanto a Bertolaso, alla mia sinistra stava l'allora prefetto e vice commissario, sedeva Franco Gabrielli,
poi c'erano gli esponenti quando venivano della regione. Quella notte la sedia volò e io fui portato via di peso, perché a me me l'ha detto, allora era nascosta l'OPCM, mi telefonò con la voce concitata il mio ragioniere capo Cervellini, sindaco, sindaco, proprio balbettava, dice: guarda, c'è questo articolo nell'ordinanza, me lo lesse. Io presi uno dei tovagliolini, c'erano i tovagliolini per le bottiglie di acqua minerale, e io lo ricordo come fosse mo, io mi misi a scrivere su questo tovagliolino ed ero incredulo e girai il tovagliolo, perché scrivevo grande in quel momento, e lo girai al secondo comma: stesso trattamento è riservato al personale. Io chiusi il telefono, cominciai a tremare, credo di aver avuto una crisi ipertensiva. Mi rivolsi a Bertolaso e gli dissi: che proprio così hai combinato. Lui, mi ricordo che impallidì e disse: non so cosa dici. A quel punto stava parlando Febbo, e quella sera non c'era Chiodi. Non so perché non venne. C'erano Febbo, c'era Venturoni e un altro assessore, perché poi non si sono mai più visti. E stava parlando Febbo, io ho preso il microfono di Bertolaso e cominciai a batterlo come fece Khrushchev all'ONU. Cominciai a battere. Quindi voi immaginate la faccia di tutte queste 40 persone intorno a questo enorme tavolo, fra cui amici carissimi, penso al comandante Carabinieri, cioè gente con la quale ero legato già da prima di fare il sindaco, e loro vedevano io che questo che parlava battevano. Allora Febbo accelerò la chiusura dell'intervento a disagio e Venturoni chiese stupidamente la parola, stupidamente, perché doveva capire che stava succedendo qualcosa. E disse: forse è meglio che parlano prima i consiglieri e assessori regionali. Io presi il telefono con una voce isterica, io sentivo, vi è capitato mai che la voce la sentite isterica? Disse: adesso parla il sindaco, quello che ancora per poche ore è capoluogo di regione. Disse: vi do 20 minuti per andarvene da questa città. Io fra 20 minuti chiamo gli aquilani con gli sms, verranno primi quelli delle tendopoli, poi verranno gli altri, io non risponderò della vostra sicurezza a meno che voi non facciate sparare sulla gente. Io faccio 10 volte quello che è successo in 71, vi giuro, queste furono le parole: vi do 20 minuti per salvarvi la vita. A quel punto ricordo che silenzio bestiale, e Bertolaso mi prese di peso, mi portò via, cominciava, gridava: rompi il giocattolo, io ho detto delle cose terribili, ed ero talmente arrabbiato che in effetti gli altri erano preoccupati che io mi sentissi male. Riuscii per un attimo a scappare dalla stanza di Bertolaso, dove mi avevano di fatto sequestrato anche il telefono, feci volare la sedia su tutto il tavolo, stando attento a non colpire nessuno, e a quel punto Gianni Letta mi cercava, io mi rifiutavo di parlare. Chiedevo il telefono, cominciava a strillare se ero in stato di arresto, me lo dovevano dire. C'era il prefetto lì, state attenti, eh? C'era il prefetto, c'era il generale comandante dei carabinieri regionali, c'era il questore, c'erano tutti. Io dicevo, se strillavo da di là, se sono in arresto, ridatemi il cellulare. Fatto sta che alla fine Letta riesce a parlarmi. Io disse: sindaco, che dobbiamo fare? Disse: io voglio che sparisca questa ordinanza. E così fu. Dopodiché, questo lo posso raccontare, se posso dire una parolaccia. Prego, prego. Me lo concedi? E quando rientrai nella stanza, erano rimasti gli assessori regionali, io gli dissi: d'ora in poi voi venite qui all'Aquila solo per il Consiglio regionale. E quando uscite dal Consiglio regionale, lo dico, anche se andate a... Lo dissi, no, non lo dico, anche se andate a fare la pipì, ma lo dissi in altro termine, mi dovete chiedere il permesso. Non si sono più visti, al punto tale che quando venne Berlusconi a inaugurare il G8,
mi fu chiesto se per favore poteva partecipare Venturoni. Erano passati mesi a quel punto, me lo chiese Bertolaso, devo dire ero incazzato ancora con Bertolaso, me lo chiese De Bernardini. Questo per far capire il clima. E da quella notte, ogni giorno che i colleghi dell'ospedale andavano a curare i nostri aquilani sulla costa, io la sera firmavo il nulla osta per i colleghi che andavano a lavorare a Roma, i miei colleghi, i miei amici che andavano a lavorare, che potevano andare ma dovevano tornare la sera all'Aquila. Quella notte cambiò il rapporto e scattò anche il rispetto nei confronti della città. Io quella sera lo rifarei adesso, perché quella notte io credo sia cambiata e sono rimasto male la ricostruzione del centro che ha ridicolizzato questa cosa, perché non capisco, perché mi fa rabbia che gli aquilani non hanno capito che sull'Aquila si stava giocando un'operazione che è quella che si è giocata su Amatrice. Amatrice hanno dato la possibilità al sindaco di fare le cose. Amatrice, ma ci siete stati ad Amatrice? Amatrice non esiste più. E voi pensate che quelli di Amatrice torneranno ad Amatrice? Quanti decenni ci vorranno? E questa cosa della scarsa consapevolezza di quello che è successo, veramente ho la possibilità di prendere quell'ordinanza. Finalmente la posso pubblicare. Non la voglio pubblicare perché la pubblicheremo a babbo morto, ecco, fra qualche anno, però per far capire come funziona l'Italia. Io credo. Cioè, ci avevano raccontato che non era niente preoccupante perché ci avevano paura di Giuliani che metteva su la gente. E poi sono venuti, poi hanno occupato quasi immediatamente, dovevano fare tutto loro, ci riducevano nella città ai 25.000 abitanti. Ragazzi, poi c'è stato chi ha fatto finta di attaccare Bertolaso Chiodi perché poi gli ha passato le domande preparate. E andavano nei campi Bertolaso e veniva applaudito, amato, e andavamo noi e venivamo violentati. E poi invece le cose andavano diversamente. A me non mi è fregato niente, avevo l'obiettivo e l'obiettivo è riuscito. Nel 2011 la gente faceva sotto e sopra, ma era residente all'Aquila e ci avevamo 70.000 abitanti. Andatevi a rivedere quel censimento. Stavano scomodi? Sì. Si abbiavano con me, le case erano piccole, il progetto case? Sì. Erano stanchi di fare su e giù per andare a scuola dalla costa per mesi e mesi, compresi i miei nipotini? Sì. Non... Quando la cosa è dura è così. E lasciatemi dire, io ho avuto molta comprensione per Conte, Speranza e così via, perché soprattutto la prima fase della pandemia, durante l'estate, quando la destra in tanti dicevano non si porta la mascherina, eccetera, questi si sono trovati ad affrontare per primi in Europa una pandemia allucinante e qualsiasi cosa facevano non andava bene. Io l'ho detto più volte, non ci si rende conto perché ognuno pensa a sé, non ci scordiamo che l'appello a non usare la famosa app per la sicurezza è venuta da un segretario di un partito nazionale della destra che ha detto non scaricate Muni, la mascherina non si doveva mettere e quelli stavano terrorizzati a cercare di andare dietro. Quindi, però fa parte della vita questo. Poi ognuno giudica il proprio comportamento di fronte alla storia, come adesso, come ci si sta comportando di fronte alla pandemia. Certo, c'è chi però, esce sul campo, chi non scende e così via. Per questo della pandemia, io credo molto in libero arbitrio. Sindaco, per questo della pandemia sicuramente faremo un'altra trasmissione. Noi sappiamo che lei, tra l'altro, è impegnato nella vaccinazione, quindi sto tornando da Secinato. Ieri sono stato a Scanno e domani sto a Rocca di Mezzo. Quindi a Rocca di Mezzo, perfetto. Quindi sto girando i posti più belli d'Abruzzo con la rabbia di non poterci andare col camper. Ieri a Scanno, vi giuro, ho chiuso gli occhi, ho pensato di stare lì col mio camper
due o tre giorni, andare a Villetta Barrea, che ha un meraviglioso campeggio pieno di cervi che ti vengono a fare solletico al campo. E io l'ho detto stasera a Pompei, perché sono tornato come assistente giovane di questi colleghi, ho detto: mi stai a mandare i posti più belli, ci manca solo che mi mandi a fare i vaccini, non so. Quindi praticamente dopo 40 anni di carriera, fare i job, così mi fa diventare schizofrenico. Dopo 40 anni di carriera lei torna a fare l'assistente, bene. E ragazzi, vuol dire tornare giovane, però guardate, Antonietta lo sa, scusa. Prego. Ci sono delle fasi della vita in cui suona la campana, parliamoci chiaramente, suona la campana, c'è chi risponde alla campana, chi non ce la fa e non ho niente da dire, chi si comporta in modo scorretto, chi fa piccoli eroismi che io ho visto soprattutto nelle donne della mia città. La città si è salvata grazie alle donne di questa città. Io ho sempre avuto grande rispetto per le donne, per la mia cultura politica, ma vi assicuro che dopo il terremoto io stimo molto più le donne di noi uomini. Io credo che molto del lavoro della ricostruzione della città l'hanno fatto le donne, le mamme, le mogli, molto più coraggiose. E per loro è suonata la campana. La campana non suona solo per il primario ospedaliero, per il sindaco, suona anche per la singola persona, per chi ha avuto il lutto, per chi si impegna, come ha fatto Antonietta ed altri, a portare avanti la memoria. È chiaro che sono due anni che questo anniversario cade in un momento particolare, no? Però io devo dire che domenica alle Palme per me è stata una giornata terribile. Io stavo, vabbè, vaccinato, eccetera, però il ricordo di quelle ore è toccato alla nostra generazione. E questa è una cosa, ci portiamo dietro questo dolore immenso. E la cosa drammatica, mi dispiace più, è per i nostri vecchi, che vedo adesso vengono a vaccinarsi uscendo dopo mesi e mesi di isolamento, in cui non vedono più nipoti, eccetera. Però il problema più grosso sono i nostri ragazzi. 10 anni fa hanno perso un pezzo di vita, con una vita particolare, senza il nostro centro storico. Adesso è un anno che questi ragazzi non vanno a scuola. Magari a quell'età, Antonietta, ti ricordi, no? Noi, io stavo sempre a casa tua. È l'età in cui ti fai l'amico del cuore, come ero con Gianni, no? Il fratello Antonietta, che cominciano a piacerti le ragazzine. E che cominciano a piacerti i ragazzini se sei una signorinetta. E allora comincia la compagna di scuola. Comincia, e guardate, da un punto di vista psicologico, quella è la prima fase nella quale, uscendo dalla famiglia, comincia a ritagliarti uno stato, un ruolo sociale che ti accompagnerà da un punto di vista psicologico tutta la vita. Noi sti ragazzi gliel'abbiamo, no che li abbiamo levato noi, l'hanno perso, sono ragazzi che hanno già subito un trauma. Io spero che ne usciamo e che anche riusciamo a fare del nostro dolore un riscatto, che ad esempio gli aquilani diventano i testimonial della possibilità di vivere in un paese diverso, quello che diceva Antonietta. Certo, molto, cioè, un paese dove io sono passato su quel ponte la settimana prima e non ci sono cascato perché ci siamo fermati a un autogrill per fare il gasolio, sennò potevo stare io sul ponte Genova, perché tornavo di corsa da Bilbao col camper perché papà stava male. E mi ero allontanato come un matto così tanto. Quindi figurati chi non lo capisce, ma possiamo diventare noi testimoni all'Antonietta? Non è un caso che venivano nella nostra manifestazione i sopravvissuti alle grandi tragedie in cerca di giustizia, di legge e così via. Può essere che non possiamo diventare noi veri testimoni di dire mo basta. Questo potrebbe essere una cosa. Bene, anche una missione per i nostri ragazzi. Fermare lei è come fermare, arginare un fiume in piena. Scusa. Ma ero così anche il ragazzino, Antonio. Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo, perché noi ci conosciamo. I pomeriggi, mentre loro mangiavano tardi. Ci conosciamo, loro mangiavano tardi perché i genitori insegnavano. E io leggevo come i preti, come i frati, vi leggevo il breviario. Lo so, me lo ricordo. Allora, prima di passare ad Antonietta,
Marta Centofanti per chiudere questa puntata. Io innanzitutto volevo continuare a fare i complimenti al sindaco, perché qua continuano ad arrivare messaggi di sostegno a una sua candidatura, sindaco. No. Perché probabilmente gli aquilani in questo momento stanno riflettendo che quello che lei ha fatto durante quel periodo così tragico non era poi così tanto sbagliato, e soprattutto quella notte tutti le dobbiamo essere riconoscenti, lei ha salvato questa città. E posso dire una cosa e poi non parlo più? Prego. Quando fu eletto Luciano D'Alfonso presidente della regione, andò a salutare Napolitano come doveroso. E questo è successo dopo la consegna della fascia, vi ricordate? Certo. Che fu uno scontro al telefono durissimo, in cui potevo veramente essere arrestato per vilipendio al Presidente della Repubblica. E Napolitano, nell'accomiadarsi da Luciano, che lasciava il Quirinale, nel salutarlo disse: guardi, bocca al lupo, eccetera, eccetera, ma mi raccomando, sia attento al sindaco dell'Aquila. Quel Cialente è una persona pericolosa, incontrollabile, e credo mi abbia fatto il più bel complimento che potesse fare. Certo, anche perché venendo dalla storia che noi conosciamo, la sua storia personale, credo che quello sia uno dei più bei complimenti che si possono fare. Perché sono abituati ai polli di allevamento. Sindaco, è difficile. Pure a persone che, poiché sono andate 3 volte in televisione, si sentono realizzati e perdono l'obiettivo. Bene, sindaco, è difficilissimo non farla parlare, però adesso devo far parlare un attimo Antonietta Centofanti per chiudere i collegamenti. Poi, ecco. Antonietta Centofanti, allora che cosa pensa di questo racconto che il sindaco ci ha fatto brevemente? Il racconto non è stato breve. Lei che cosa ne pensa di questa sedia lanciata? Io sono colpito perché mi colpisce nell'immaginazione questo fatto che a un certo punto il sindaco lanci una sedia e manda un segnale così forte, no? Beh, io che non sono una pacifista, trovo che sia un gesto estremamente creativo. Un bel lancio di sedie, beh, quando cercano di scipparti una città è il minimo, anzi è stato molto carino. Sarebbe stata la morte per noi. Beh, certo, tutti vorremmo lanciare una sedia nella vita in una situazione del genere. Chi è fortunato come il nostro ex sindaco Massimo? Allora, ha la possibilità di esprimersi. Ha avuto questa possibilità di esprimersi, ancora non ce l'abbiamo, comunque, non è detto. Fu studiata, sì. Cioè, quando mi dite delle cialentate, erano studiate. Certo. Io capii che in quel momento o portavo il livello dello scontro al massimo o sarebbe finita, tant'è vero che la mattina io parlai in consiglio regionale, dopo un mese si ricordarono e rividi anche gli aquilani che erano spariti, e loro erano terrorizzati che io parlassero. Se voi vedete, c'è solo un passaggio al quale mi commuovo, in cui quelli che stavano seduti lì, bianchi, quando prendo la parola, io non dissi niente, dissi solo: la città chiede rispetto, e mi commuovo, si vede nel filmato su YouTube, e loro capirono. Io sto zitto, perché io non potevo mettere gli aquilani contro la protezione civile. Io avevo bisogno che la mia gente fosse il più possibile serena, ma io gli dissi: voi sapete che in qualsiasi momento io rompo veramente il giocattolo, e da lì cambia tutto. Comunque, se vuoi che te lo racconti, qualcuno, c'era Moroni che non riusciva a capire perché era distante, e Moroni mi guardava pensando che io veramente disse ma avesse bevuto, e poi alla fine capì. Quindi Moroni può raccontarla quella cosa. Benissimo, allora sindaco, io ero convinto che... Io volevo, posso dire una cosa? Sì, come no, posso, ci mancherebbe dire una altro. Cosa? Prego. Voglio tornare
ai lutti alla memoria, ma soprattutto al piazzare della memoria, a piazzare Paoli. C'era stato un primo momento in cui si era pensato di fare una sorta di inaugurazione la sera del 3, 5 e 6, proprio in occasione di questo anniversario. Però poi abbiamo riflettuto tra familiari delle vittime, no? E abbiamo chiesto che invece questa inaugurazione, anche se diciamo parziale, perché non è proprio completamente tutto ultimato in Piazza della Memoria, venga spostata nel momento in cui ci si potrà muovere più liberamente, perché è troppo importante quel momento, non si può vivere privatamente con tra poche persone, eccetera. Quello è un piazzale della memoria che deve essere di tutta la città, e quindi abbiamo chiesto che nel momento in cui i meccanismi di sicurezza verranno ridotti, ci si può muovere anche con la mascherina, ma insomma essere piuttosto numerosi, che sia quello il momento in cui lì si inaugura questo piazzale, perché questo luogo della memoria è un luogo di tutta la città, non è soltanto dei familiari delle vittime e delle vittime. Bene, Antonietta Centofanti, grazie anche per questo messaggio, questa notizia, questa informazione che ci stai dando. Non possiamo che essere d'accordo che una cosa così importante si faccia in un momento più adatto, che possano partecipare più persone a questa manifestazione. Bene, io vi ringrazio, vediamo un attimo, qua c'è un messaggio lunghissimo, non so chi l'ha inviato, se della regia mi dicono un attimino qua che cosa c'è. Beh, sempre per il sindaco Cialente, allora vediamo un secondo che cosa scrivono e chiudiamo con questo messaggio lunghissimo di Evangelos Alexandris, che dice che da cittadino aquilano mi sento di riconfermare la mia gratitudine al combattente sindaco dell'Aquila che ha potuto interrompere la decadenza della città con la sua cocciutaggine. Non lo finisco di leggere perché è veramente lungo, ma è questo, diciamo, il tono di tutto il messaggio. Io vi ringrazio per aver partecipato. Grazie a te, auguri a tutti, e scusa la lunghezza dei miei interventi. No, c'è ancora troppa passione, diciamo, parte rabbia dentro. Bene, ecco qua di nuovo sul monitor Massimo Celente per un saluto brevissimo, mi raccomando, sindaco. Ciao, scusate che ho preso un po' tempo, auguri a tutti. Antonietta, ciao, un bacio. Ciao. Antonietta Centofanti, lo stesso, un saluto, perfetto. Sì. Devo lanciare un altro appello: le notti fra 5 e 6 facciamo queste fiaccolate virtuali e mettiamo tutti quanti un lume alle finestre. Perfetto, ci uniamo a questo appello, lo rilanciamo e sicuramente lo rilanceremo anche nei prossimi giorni. La notte fra il 5 e il 6, mi raccomando, fiaccolata virtuale, un lume alle finestre di tutti. Noi vi salutiamo, non abbiamo voluto fare una trasmissione il 6 perché riteniamo che fra la notte del 5 e il 6 il momento sia quello di riflettere, di appunto il ricordo, le riflessioni, quindi l'abbiamo anticipata. Grazie a tutti, io invito la regia a mandare la sigla, mi raccomando non voglio andare senza mettere mi piace sul nostro canale, mi piace sulla trasmissione, perché questo ci aiuta a continuare ad informarvi. Buona serata, e noi gli auguri non ve li facciamo perché ci sentiremo domani, dopodomani, tutti i giorni. Alla prossima.